bilancio è un impostura. Perché e perché secondo lei magari nel caso italiano lo si veda con qualche evidenza specifica, insomma, l'Italia, questa impostura di coniugare rigore e rilancio, che rilancio non si vede mai a dove stia. Sì, si vede il rigore, sì. E la domanda è quella se, visto che stiamo un anno, diciamo, sì, dall'entrata in vigore di questo governo Monti, quindi Italia, se ci può spiegare magari anche rispetto al caso dell'Italia, che ha delle sue peculiarità, perché è un'impostura questo voler coniugare rigore e rilancio? Beh, è un'impostura perché in questa l'austerità non ci salverà, perché l'austerità richiama sempre più austerità, perché più c'è l'austerità più distrugge i posti di lavoro, distrugge, e si vede che ora in Italia c'è tutto un tessuto di piccole imprese che sono strangolate, non a caso i capi delle imprese si suicidano, sono strangolati, le banche non vogliono più finanziare le imprese, no? E poi non si deve pensare a riprendere la crescita, il mito della crescita, perché distrugge l'ambiente. Si deve scollegare la creazione di posti di lavoro della logica della crescita. E questa è una vera rivoluzione, almeno una rottura, ma una rottura anche con la politica europea. E questo è naturalmente chiede un coraggio da parte dei governi e anche un coraggio da parte del popolo, che si deve far capire, non più ingannare il popolo, ma dire: ma siamo arrivati all'ora della verità. Ecco, ma oggi ci sta la Grecia che sta votando al Parlamento greco su una serie di misure supplementari di austerità, 13 miliardi e mezzo, chieste dalla Troica. Secondo lei che dovrebbero fare? Dovrebbero bocciarle? Dovrebbero sfidare, sì, l'Europa, allora, sfidare la Troica e dire: sì, noi non passiamo queste misure, noi non paghiamo più i nostri debiti e usciamo dall'euro? Cosa, sì, dovrebbe... il paradosso della Grecia, che ci vede che tutti sono contro l'austerità, tutti, diciamo che è una bella quota della popolazione, anche il partito dell'estrema sinistra che ha fatto un bel successo, ma al medesimo tempo la gente è stata talmente traumatizzata che recentemente ancora un sondaggio diceva che il 70% dei greci non vogliono per uscire dall'euro. Ma com'è possibile? Vedete che vogliono rimanere prigionieri, non vogliono ritrovare l'autonomia. È terribile questa servitù volontaria, perché dentro l'euro la Grecia non si salverà. Questo è sicuro, ne sono sicuro. Allora solo che dobbiamo aspettare ancora più, una situazione ancora più tragica, perché alla fine la gente capisce il problema, che più la situazione diventa tragica, più sono i partiti fascisti che prendono la meglio, non i partiti di sinistra. E siamo così alla situazione più o meno della Germania in 1933. Quando il nazismo, e anche se lo vedo, ma questo lo si rischierebbe invece tornando alle valute locali, stampando, perché per l'immediato, voglio dire, per l'immediato come si risolve? Bisognerebbe tornare a valute locali e mettersi a stampare come gli Stati Uniti? Questo non creerebbe, sì, una, sì, spirale inflazionistica come avvai perché creerebbe una spirale inflazionista? Se dobbiamo controllare, naturalmente non emettere senza limiti, e se ripudiamo il debito, non c'è bisogno di creare una quantità enorme di moneta, non di più, non di meno che prima. Non ci sono secoli che siamo usciti, che abbiamo abbandonato la moneta nazionale. E poi troviamo, è possibile pensare a dei compromessi, a delle transizioni più o meno. Non si tratta di, per esempio, i conti bancari possono rimanere ancora per coloro che esistono oggi in euro come moneta comune, non come moneta unica. Poi gli stipendi saranno pagati di nuovo in lire, e poi si terrà un arbitraggio tra, e poco a poco la lira si scollerà dall'euro. Ma non dall'oggi all'indomani. La via della frugalità che lei propugna, perché, diciamo, i disoccupati, la disoccupazione di massa, dovrebbe vedere, diciamo, in questa linea una via d'uscita? Sì, perché non nella frugalità, ma in un sistema che vive non di più,
non produrre sempre di più, perché significa distruggere sempre di più, anche distruggere sempre di più la salute, eccetera. E per questo, anche per questo, è la necessità di avere un piano importante di riduzione degli orari di lavoro, perché la cosa più importante per un dipendente è avere un lavoro, anche se lo stipendio non è fantastico, ma meglio avere un lavoro con un stipendio abbastanza basso che non niente. E poi lavorare meno per lavorare tutti, e c'è tutto un campo gigantesco di posti di lavoro da trovare nella riconversione ecologica. Ecco, per esempio l'agricoltura non si riescono a vendere le olive. Professore, professore, venga, andiamo. Facciamo due fotografie e andiamo. Sulla relazione di Obama. Oggi hanno riletto Obama. Aspetti, se vuole tengo io il Obama ce la dice. Ma dice che Obama è un po' come Mario Monti. Dopo Berlusconi, Mario Monti è meno male, diciamo. Obama, in rapporto all'altro, al candidato repubblicano, è il meno male, ma non è il massimo. Può dire una cosa sull'agricoltura? Fare domande in aula, dobbiamo riprendere per necessità.